Stai pensando di fare trading senza utilizzare supporti e resistenze? No, 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 potrai utilizzare le news, i fondamentali economici, i segnali di inversione, i pattern, i cicli, i volumi. Per quanto mi riguarda, nulla di tutto ciò è talmente importante come sono i livelli di supporto e resistenza. Saperli tracciare correttamente è il segreto di un trading di successo, amico mio. Quindi se vuoi diventare un trader, questo video diventa indispensabile per te. Io sono Giuseppe Ippolito, non sono uno youtuber, ma sono un trader indipendente, sono un analista, un formatore, ma come dico sempre, sono soprattutto un appassionato di trading e investimenti. Se sei un trader o vuoi diventarlo, scopri cosa possiamo fare insieme. Scoprilo sul mio sito www.giuseppepolito.trading. Oggi parliamo, come avrai capito, di supporti e resistenze. Il mio argomento preferito, la base del mio trading personale. Soprattutto andremo a vedere la pratica direttamente sui grafici, andremo a vedere come riconoscere questi livelli, come usarli al meglio, sia per le nostre entrate a mercato, ma anche e soprattutto per le nostre uscite, per le nostre chiusure. Alla fine vedremo anche il mio conto reale, le operazioni personali di queste due ultime settimane, le vedremo nella mia MetaTrader, le stesse operazioni che ho inviato come segnali in anticipo a tutti i miei allievi. Perdita parziale di 164 euro al momento al quale dovremo andare a calcolare l'operazione che è attualmente in corso, che ha una vincita parziale di 500 euro, lo vedremo alla fine del video. Adesso ti chiedo di aiutarmi. Se credi che questi video possano esserti utili, voglio il tuo aiuto. Distruggi adesso il tasto mi piace, iscriviti al canale se non l'hai già fatto ed abilita le notifiche. Spingiamo questo canale. Permettimi di continuare a creare contenuti di valore come questo. Ma non perdiamoci in chiacchiere, iniziamo subito dopo la sigla. I miei metodi, da me costruiti, quei metodi che sono realmente farina del mio sacco, si basano principalmente su tre elementi che devono essere incrociati tutti e tre contemporaneamente quando voglio aprire un'operazione. Quali sono questi tre elementi? Prima di tutto i segnali di price action, quelli in cui si nota che una delle due controparti fra venditori e compratori ha vinto la lotta che c'era fino a poco tempo prima, quindi una delle due controparti prende il controllo del mercato. Il secondo elemento è la volatilità, e cioè l'accelerazione del prezzo, dove si nota che c'è stato uno sblocco di quella situazione di stallo che c'era fino a poco tempo prima, e c'è e inizia una veloce direzionalità del prezzo nel mercato. Ed infine il terzo elemento sono le zone sensibili, la più importante dei tre elementi, che sono quelle zone attorno ai principali livelli di supporto e resistenza, sono quelle zone in cui si concentra la maggior parte della liquidità, cioè dove vengono inseriti la maggior parte degli ordini di acquisto e di vendita, dove il prezzo reagisce sempre o quasi sempre e dove spesso inverte la sua direzione o magari inizia un nuovo impulso. Se imparerai a riconoscere queste zone, inizierai praticamente ad avere il controllo del tuo trading. Ma andiamo al succo, vediamo la pratica, cerchiamo di capire ciò che ho appena detto, come si verifica a mercato. Lo facciamo attraverso un esempio appena vissuto, ancora caldo, e cioè prendiamo un segnale che avevo inviato ai miei allievi la scorsa settimana. Stiamo parlando del segnale su sterlina franco svizzero, un'operazione che mostrerò alla fine anche nel mio conto reale, dove potremo vedere l'apertura e la chiusura di questa operazione, profitto di 1300 euro circa. Quindi andiamo direttamente alla pratica, andiamo a vedere questa operazione, andiamo a parlare di come riconoscere supporti e resistenze. Lo facciamo nello schermo gigante. Partiamo parlando di quelli che sono i supporti e resistenze, cioè quei livelli di prezzo in cui in precedenza il mercato ha reagito, quindi ha magari invertito la sua direzione. Andiamo a riconoscere i livelli di supporto e resistenza cercando nel passato, andare a cercare dove il prezzo ha invertito. Se troviamo altri punti che corrispondono sempre a quel livello in cui il prezzo ha cambiato la sua direzione, vuol dire che quello è un livello di supporto resistenza. Quello che è un supporto, quindi dove il prezzo va a sbattere e rimbalzare quando viene rotto,
potrebbe diventare una resistenza, diventa una resistenza, quindi funzionerà per farlo rimbalzare verso il basso. Quindi supporto e resistenza sono la stessa cosa, diciamo che viene considerato un supporto quando il livello si trova sotto l'attuale prezzo, resistenza quando si trova sopra l'attuale prezzo. Insomma, facciamo un'ipotesi che questa sia una resistenza e questa sia il nostro supporto. Noi possiamo immaginare di avere una zona attorno a questo livello, anche perché spesso e volentieri diciamo non può essere considerato un livello unico, prima di tutto perché magari nel forex siamo in un mercato interbancario, quindi i valori di quell'asset possono variare leggermente da un broker a un altro, quindi non funziona bene come il mercato regolamentato e quindi diventa una zona, ma soprattutto perché gli ordini di acquisto di vendita non vengono inseriti direttamente in quel livello, ma come vedremo adesso possono essere messi un poco prima, un poco dopo, quindi diventa una zona. Per questo noi andiamo a disegnare una zona qui in giallo e invece andiamo a cancellare quello che è il livello preciso. Che cosa succede? Succede che tutti gli ordini in questo caso di acquisto e di vendita, se il prezzo magari si trova in questo punto, è ovvio che tutti ci saranno tantissimi ordini di vendita posizionati praticamente a ridosso di questa zona, perché tutti gli operatori che pensano che se il prezzo arrivi andrà a rimbalzare su questo livello mettono i loro ordini. Allo stesso tempo, se si pensa che il prezzo possa scendere e ritornare verso il supporto, ci saranno molti ordini di acquisto inseriti qui in questa zona, perché gli operatori tenderanno a comprare per fare operazioni verso l'alto, perché questa zona si pensa che possa far rimbalzare il prezzo. Allo stesso tempo, attenzione, noi ci abbiamo degli ordini di acquisto anche qua sopra. Per quale motivo? Perché si pensa che superando quella resistenza il prezzo potrebbe estendersi, quindi tutti lavorano sulla tecnica del breakout e inseriscono oltre quella zona di resistenza gli ordini di acquisto, e allo stesso modo inseriscono anche qui gli ordini di vendita per lo stesso motivo. Potrebbe breccare la zona a ribasso e estendersi con velocità, quindi le persone, una volta che supera con forza quella zona, tendono a entrare a seguire l'impulso che ne potrebbe nascere. Detto ciò, che cosa succede? Può succedere che il prezzo magari tende a rimbalzare, poi i big player vanno a prendersi questa liquidità, che sono ordini di vendita, come abbiamo detto, che serve a loro per accoppiare i loro ordini di acquisto. Per ogni ordine di acquisto si deve accoppiare con un ordine di vendita, quindi se i big player vogliono far salire il prezzo avranno bisogno di liquidità in vendita al quale accoppiare i loro ordini di acquisto. Dove sono gli ordini di vendita in questo caso? Sono qui sotto, quelli che aspettano di andare al breakout. Quindi spesso succede che il prezzo viene spinto giù dove si può prendere liquidità in acquisto per poi ritornare a salire. Quindi attenzione, la cosa più importante che dovete saper riconoscere è i movimenti in cui ci può essere la caccia agli stop, così chiamata, comunque presa di liquidità oltre le nostre zone. Questo trucchetto è una cosa che è veramente importante da conoscere, quindi questo tipo di situazione potrebbe essere sfruttata. Detto ciò, abbiamo capito che dovremo cercare di sfruttare questi livelli per entrare a mercato, magari anche con i pullback. Cioè, quali sono i pullback? Sono quei movimenti in cui il prezzo magari veniva da sotto, rompe, poi va a ritestare questa zona ed è qui che noi potremo entrare in direzione del trend. Quindi il trend veniva dal basso verso l'alto, va a fare un pullback e ci può servire il livello di supporto resistenza per darci una spinta verso l'alto. Stessa cosa se c'era un downtrend, il prezzo potrebbe andare a ritestare qua per poi continuare la sua discesa ed è qui che noi dobbiamo ricercare ovviamente il nostro segnale di entrata. Questo è il modo per poter sfruttare, oltre che come abbiamo visto prima in controtrend, possiamo sfruttare i supporti resistenze in trend. Quanto appena spiegato per gestire le nostre entrate, ma i livelli di supporto resistenza, quindi le zone di supporto resistenza, sono indispensabili da riconoscere per poter piazzare anche
le nostre chiusure. Quindi facciamo finta che noi abbiamo visto qui un pullback, ci troviamo in questo punto e vogliamo aprire per la salita. Dove andiamo a posizionare il nostro take profit? Lo andremo a posizionare poco sotto questa zona di resistenza e non sopra. Per quale motivo? Perché come avevo spiegato prima, qui ci sono tutti gli ordini di vendita che potrebbero far invertire il prezzo. Quindi se io mi dovessi mettere sopra, quindi sbagliando mi metto qui, il prezzo potrebbe arrivare qui, invertire prima che io possa portare a casa il mio profitto. Quindi ho sprecato tutto il profitto perché non ho inserito un corretto take profit. Quindi il take profit va messo prima che arrivi nella zona di resistenza, poco prima, qualche pip prima. Allo stesso modo io andrò a inserire il mio stop loss sotto la zona. Per quale motivo? Perché se il prezzo dovesse ritornare indietro, io presumo e voglio, spero, mi auguro che possa invertire grazie all'aiuto della mia zona di supporto. In questo modo io non consoliderò una perdita, ma verrà chiuso solo se ci sarà talmente forza che va a rompere la mia zona e mi beccherà il mio stop loss. In questo caso significa che il prezzo vuole continuare a scendere, perché avendo superato quella zona è possibile che ovviamente ci sia un breakout. Quindi io chiudo appena vedo che l'ostacolo che mi proteggeva non c'è più, o quindi è stato rotto. Ovviamente ho fatto il caso di un trade al rialzo, ma facciamo l'esempio di un trade al ribasso. Quindi il prezzo si trova in questa maniera, in questo punto io ho fatto un'operazione in direzione short. Dove andrò a mettere il mio take profit? Lo andrò a mettere prima della zona di supporto. Io voglio portare il profitto a casa prima che il prezzo possa invertire. Dove vado a inserire il mio stop loss? Lo vado a inserire invece oltre la zona, perché spero che il prezzo, se dovesse invertire, possa proteggere. Quindi in ogni caso, qualsiasi sia la direzione, la regola è questa: take profit prima, stop loss dopo. Adesso andiamo a vedere il grafico, andiamo a vedere l'operazione sterlina franco svizzero. Siamo sulla mia chat Telegram, la chat al quale si collegano tutti i miei allievi, e qui parliamo del segnale sterlina franco svizzero, che come si nota da questa parte in alto, inviato il 17 settembre alle 16:09. Facciamo un ulteriore zoom, si notava quella che era la logica. Quindi zona qui di supporto resistenza, e qui io dicevo di cercare un segnale per un trade in direzione short fino a livello di 1.2735, secondo take profit a 1.2695. ma voglio sottolineare questi due livelli, quest'altro livello di 1.28, il livello di 1.2659 e il livello di 1.2628. Tutti i livelli che adesso andremo a vedere nel grafico, che io avevo inviato il 17 settembre alle 16, livelli che adesso voglio farti vedere come hanno reagito poi nella pratica, quindi nei giorni successivi a questo segnale superati. Voglio farti notare come quasi sempre questi livelli reagiscano e possono essere utilizzati per il nostro trading, operazione che è andata bene. Andiamo a vedere questa sterlina franco-svizzero, puoi notare come in questo punto alla fine il prezzo è crollato beccando tutte e due i nostri take profit, e non solo, è sceso ulteriormente, anzi il doppio di quello che avevo preventivato. Andiamo a guardare subito quella che è l'entrata, l'andiamo a guardare su M5. Potremmo andare a vedere adesso alla fine del video l'orario di entrata di questo trade, che troverai nella mia MetaTrader. Esattamente sono entrato alle 23:02, quindi pochi minuti dopo le 23. Io avevo inviato il segnale poco prima che si creasse questo ottimo triplo massimo. Puoi notare come dopo il secondo massimo, quando ho visto questi rifiuti eccellenti, puoi notare
come in diverse candele i compratori hanno spinto e subito sono stati rifiutati per ben 3 volte, quindi come dico sempre è quel braccio di ferro in cui si spinge e subito viene annullato per 1, 2, 3 volte, significa che ogni tentativo l'avversario lo annulla subito. Quindi vedendo questa situazione era l'entrata ideale in questo punto per la discesa, e così è stato, quindi entrata perfetta. E andiamo a vedere come si è comportato il prezzo. Crollo immediato, questi sono i livelli che avevo indicato nel segnale, che adesso andremo a vedere come poi il prezzo si è comportato. Come puoi vedere nel primo livello qui c'è stata immediatamente queste 3 candele in cui il prezzo ha reagito, e cioè tutti gli ordini che erano posizionati lì fanno arrestare il prezzo. Lo andiamo a guardare anche su M15. Che cosa succede? Succede che questi ordini che erano posizionati qui fanno salire il prezzo. Questa salita sono tutti ordini di acquisto, quindi liquidità in acquisto che serve ai big player per poter accoppiare i loro ordini di vendita e far crollare nuovamente il prezzo. Quindi dobbiamo sempre stare attenti ad entrare senza segnale. Qui non c'era un evidente segnale di entrata, però molti sono entrati in acquisto e sono rimasti fregati perché poi il prezzo ha continuato a scendere. Ritorniamo su H1. Il prezzo poi ritorna a scendere e su questo livello, come vedi, si crea un piccolo rifiuto, quindi questo livello reagisce, fa risalire il prezzo e poi ritorna giù. Qui dove avevo indicato questa zona che è più importante, guarda che per ben 3 volte, 1, 2 e 3, i compratori portano il prezzo nel livello che avevo indicato in maniera precisa, poi fase di consolidamento, segnale di entrata. Qua c'è la strategia pullback, c'è stato un vero e proprio pullback su questo livello e poi il prezzo va a scendere, quindi un'entrata spettacolare quella che si poteva fare. Impulso, consolidamento, segnale che va a ritestare la trend line che era stata rotta qui, che coincide pure con il livello, e poi il prezzo crolla, va a raggiungere questo livello dove crea questa fase di indecisione, ma rompe immediatamente qui dove avevo indicato questo livello di 1,2595, rimbalza verso l'alto e poi questo livello servirà a trattenere qui il prezzo. Molto interessante, qui sopra, dopo che si era creata questa fase, qui sopra c'erano tutti gli ordini di acquisto per la salita. In questa candela, come puoi vedere, viene presa tutta questa liquidità in acquisto che servirà poi per fare scendere il prezzo. Quindi queste sono cose importanti. Il livello ci aiuta a capire che oltre quel livello ci sono quegli ordini, ed è qui che capiamo che ci può essere una cosa interessante. Crollo che poi ci riporterà sullo stesso livello, che terrà, come vedi, terrà in questa maniera. Poi alla fine comunque abbiamo un testa e spalle rialzista e qui il prezzo va a rompere con forza quello che era il nostro livello precedente. Spostiamoci e come vedi il livello che qui aveva fatto rimbalzare il prezzo verso il basso è lo stesso livello che qui terrà il prezzo giù. Facciamo anche una simulazione, andiamo nella storia. In pratica questo livello aveva mantenuto il prezzo al di sotto, quindi questo ostacolo teneva. Qui si sono inseriti i nostri ordini di acquisto per chi pensa che una volta che verrà rotto potrà lavorare al breakout. Cosa succede? Succede che, come vedi, con la creazione di questa candela si vanno a prendere qui quella liquidità di cui parlavamo prima, liquidità che servirà poi, come è abbastanza evidente, a fare scendere il prezzo, che arriverà in questo punto proprio nella zona del nostro livello e va a reagire. Poi alla fine rompe il livello, va a testare in maniera chirurgica il supporto resistenza, quindi comunque, come vedi, anche se non possiamo fare trade ad ogni tocco, però ci fa capire come le logiche funzionano in questa maniera. Alla fine c'è un rimbalzo sempre nello stesso livello, quindi rimbalza nel supporto, rimbalza nella resistenza e va giù alla fine dove ci troviamo adesso. Questa per fare notare quello che è realmente la reazione del prezzo ai livelli di supporto resistenza, quindi
ovviamente non possono essere utilizzati sempre e comunque per entrare, però voglio farti notare una cosa interessante. Per esempio, questa era un'entrata da fare in maniera eccezionale, quindi facciamo un po' di price action. Supporto resistenza che qua aveva reagito, qua aveva reagito, qua aveva reagito. Che cosa succede? Qua c'è una risalita, ordini in acquisto, quindi per coloro che pensavano che ci sarebbe stata l'inversione qua del prezzo, molti hanno inserito i loro ordini di acquisto. Che cosa succede? Succede che dopo questo FOMO, quindi Fear of Missing Out, cose che sono spiegate all'interno del mio videocorso, qua c'è il pain, quindi dolore che fa chiudere. Queste posizioni in acquisto, in questa discesa, vengono chiuse da coloro che hanno pensato di avere sbagliato. Queste chiusure in vendita, che cosa sono? Sono ordini importanti al quale i big player possono accoppiare i loro ordini di acquisto per poi fare salire il prezzo. E non solo, ovviamente in questa discesa qua c'erano tutti gli ordini diciamo di vendita. Chi lavora al breakout inserisce gli ordini in vendita, e questi ordini in vendita sono sempre utilissimi qui per poi accoppiare gli ordini di acquisto dei compratori. Quindi è interessante capire che, come dicevo prima all'inizio, noi abbiamo un livello al quale vediamo che c'è una situazione qui in cui si va a prendere tutta la liquidità sotto il livello di supporto resistenza. In questo caso diventa un segnale eccellente per entrare, che oltretutto, cambiando di time frame, lo possiamo andare a vedere qui. Guardate che trade eccellente, e cioè siamo in un canale rialzista, c'è un rintracciamento profondo, segnale eccellente di entrata che va a testare non solo il nostro livello, ma a testare anche la trend line, segnale al quale viene seguita immediatamente una candela verde sul quale si poteva fare un trade in direzione long. Quindi questa è la logica di price action spiegata in maniera semplice. Ma facciamo un piccolo passo indietro, passiamo su H1, andiamo a vedere realmente perché io ho deciso che questo livello attorno a 1.28 era interessante. Perché in passato aveva reagito tantissime volte in maniera precisa. Guardiamo un po' cosa aveva creato nel passato. Qui aveva funzionato come pullback, qui aveva fatto rimbalzare il prezzo, qua aveva funzionato come pullback, qua aveva fatto rimbalzare 1 e 2 volte, 3, 4, 5 e non solo. Andiamo nella storia anche un po' più recente, quindi qui tantissime altre volte, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, 8. È ovvio che nel momento in cui arriva qui, io sono sicuro che il prezzo reagirà, non sono sicuro che invertirà, ma sono sicuro che reagirà, quindi avrà difficoltà di superamento. Se trovo un segnale come il triplo massimo che ho trovato, io entro a mercato per la discesa. E andiamo a vedere anche un po' quelli che sono gli altri livelli, come hanno funzionato in precedenza. Guarda qui come ha funzionato questo qua fa reagire qua come pullback, qui, quindi ogni qualvolta, questa è l'ultima parte che avevamo visualizzato prima, ma andiamo a vedere in precedenza. È importante vedere quante volte reagisce al prezzo, sia come supporto che come resistenza. Anche qui quello che avevamo indicato prima. A questo punto andiamo a fare una dimostrazione pratica. Prendiamo lo stesso sterlino franco svizzero, però in un grafico completamente vuoto. Voglio farti una dimostrazione di come andarle a disegnare, di come mappare il tuo grafico attraverso i livelli e le zone attorno. Prendo sterlina franco svizzero, grafico vuoto, sempre su H4, e vado a disegnare quelli che sono i miei livelli. Cosa noto? Come vado a disegnare quelli più importanti? Cerco di capire dove sono stati i punti di rimbalzo principale, poi cercherò di unire quelli che sono più o meno sullo stesso livello. Quindi anche qui, qui e qui. A questo punto cerco di andare ad inserire una zona un po' che accomuna tutti, e quindi disegnerò la mia zona più o meno qui.
perché vado a prendere gran parte di quelli che sono i rimbalzi. Vado a mettere la mia fascia in questa maniera e come vedi ho disegnato la mia zona che prende un po' tutti. Poi vado nella parte più in basso, e cioè più o meno qui. Voglio farti notare come con un po' di attenzione si vedono tutti questi rimbalzi, anche qui, guarda quante volte qui ha funzionato come resistenza e anche qui. Quindi sicuramente qui c'è un altro livello che posso andare a disegnare. Lo metterei esattamente qui perché riesco a prendere tutti questi rimbalzi che ci sono stati qui, anche qui tutti questi, anzi lo metterei anche un pelo più in basso e metterei la mia zona attorno a questo livello, zona che rispetto alla precedente è meno importante perché è stata rotta molte più volte. Quella di sopra ha creato dei rimbalzi molto più importanti rispetto a quella di sotto, quindi potrei anche farla un po' più sottile in maniera che si capisce che è meno importante. Noi lo faremo sicuramente su time frame più ampi se vogliamo andare a scoprire le zone più importanti, ma possiamo anche andare a cercare i livelli singoli più piccoli, quelli intermedi, anche sui time frame più bassi, magari anche su H1, solo su M30, se vogliamo lavorare su un trading più veloce. Se facciamo scalping sicuramente non andrò a prendermi porzioni di grafico così precedenti, andremo a prendere le ultime settimane, gli ultimi giorni, se voglio fare un trade veloce. Ti faccio vedere al volo quello che è nel mio sito internet, all'interno del percorso, tutte le spiegazioni relative a supporti e resistenze, spiegato in due lezioni, oltre un'ora di spiegazione, più questa verifica pratica di 75 prove in cui andare ad allenarti per poter ricercare i supporti e resistenze qualora tu voglia iniziare un percorso insieme a me. Adesso andiamo nella mia MetaTrader, nel mio conto reale, andiamo a vedere le operazioni di queste due ultime settimane. Questo è il mio conto reale, la mia MetaTrader, ed è un conto reale, lo si vede da qui dalla scritta live che seleziono. Come al solito metto del nastro sulla sigla del broker, voglio evitare che si pensi che ci sia un conflitto di interessi e non influenzo la vostra scelta su un broker piuttosto che un altro. Vado a riprendere direttamente lo schermo, il monitor, in questa maniera è praticamente impossibile manipolare o modificare il video, quindi massima trasparenza e veridicità quelli che sono i miei risultati. Partiamo prima di tutto da posizione aperta. Qui in basso si vede l'unica operazione attualmente aperta, quando vi parlo è venerdì sera, 498 euro di profitto si vedono sull'operazione EURCAD 3 lotti e 7. Essendo venerdì sera, penso proprio che non aspetterò la prossima settimana per farmi, gestirla con i setting che vedete nello schermo, ma chiuderò fra poco l'operazione. Vi farò vedere nel prossimo video l'esito di questa operazione, che l'andremo ovviamente ad aggiornare aggiungendola a quella che è la perdita parziale di 160 euro, quindi una piccolissima perdita che andiamo a vedere immediatamente. Qui ho anche nascosto il mio saldo per un discorso di privacy. Andiamo adesso sullo storico operazione, possiamo anche togliere quello che nascondeva il mio saldo e andiamo a vedere le operazioni, quelle che avete ricevuto. Anzi, partiamo prima di tutto dalla prima operazione, cioè queste 2200 euro di perdita sono l'operazione australiano dollaro che avevo in sospeso nell'ultimo video, quindi perdita importante dell'operazione che avevate visto nel video precedente. E poi tutte queste sono le operazioni sia della scorsa settimana che di questa settimana. 1331 la sterlina, franco svizzero, i tre lotti e 2, 157 euro di perdita invece per l'australiano neozelandese, mentre sopra l'NZD CHF, quindi neozelandese, franco svizzero, 3 lotti e 8, mi fa perdere 1062. La vincita che va a recuperare questa di 1062 è l'australiano franco svizzero. Queste due operazioni, 1 e 2, praticamente 3 lotti e 8, come vedete è un buy e un sell, è un'operazione di hedging, vi ricordate, per chi mi segue nel video spiegato
che si poteva fare questa operazione di hedging. L'una copriva l'altra, quindi alla fine queste due operazioni non hanno sortito, si sono, diciamo, bilanciate a vicenda, erano neutre a mercato, con una perdita praticamente tra le due soltanto di 40 euro. Poi il 900 euro di profitto, l'ottima operazione su euro sterlina che abbiamo beccato ieri, l'estensione di tipo ribassista. Vedremo come va a finire l'operazione in corso per aggiornare queste 164 euro di perdita. Ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Vi ringrazio se siete arrivati fino a questo punto del video. Ci vediamo nel prossimo video e vi auguro, come sempre, buon trading. Ciao a tutti!